perché se io sono il giudice che vi ha delegittimato, è come se un giudice dichiarasse fallita una società e l'anno dopo divenisse presidente di quella società. Mi sembra che non vado bene. E qui mi sovvengono le parole del sommo poeta Dante Alighieri che diceva: Ah, serva Italia, non donna di provincia nel senso donna virtuosa, ma bordello. A casa mia, quando si vanno a delegittimare le massime cariche dello Stato vacilla e diventa una cosa che non si può definire tale. Tuttavia, qualcuno potrebbe anche non solo non essere d'accordo con quanto lei dice, ma soprattutto qualcuno potrebbe pensare, lei soltanto adesso si è svegliato, adesso che è in pensione, quando era un generale dell'Arma dei Carabinieri, cosa ha fatto per evitare tutte queste malefatte, da un punto di vista anche fattivo? Ma vede, è un'altra giusta domanda. E le domande da chi mi vengono fatte, ovviamente da taluni che vogliono conservare questo regime, non vanno a fare, non vanno a controllare. Questi signori che hanno distrutto il paese vanno a controllare uno che per 42 anni ha fatto il generale dei carabinieri con lealtà e fedeltà. E gli vanno a contare i peletti, i peletti. Addirittura dicono che lei è un massone, che avrebbe fatto chissà quali Me ne hanno detto cose. di tutto e di più. Non mi hanno detto solamente che ero un pedofilo o un chissà quale scriteriato soggetto. Dopodiché me ne hanno detto tutti i colori. Hanno paura di me perché ho messo il dito nella piaga. Signori, Addirittura lei io. voleva fare un colpo di Stato in Italia, Sì, secondo addirittura qualcuno alcuni ha detto pure che ben pensanti. uno sceicco mi avrebbe dato 30 miliardi di dollari per fare il colpo dello Stato d'Italia. Io se avessi avuto i 30 miliardi non sarei qui a discutere con Assolutamente lei. Non no. sarei, avrei comprato l'intera RAI e dalla RAI avrei fatto quello che volevo. E quindi è una sciocchezza. Ma perché lo fanno? Perché hanno paura di me. Perché sono un generale dell'arma. Sanno benissimo che la gente crede a un generale dei carabinieri che ha lavorato per 42 anni operando contro la criminalità organizzata, contro il terrorismo. E sono uscito fuori dall'arma a testa alta con il vivissimo compiacimento per le mie elette virtù. L'arma non è che spende giudizi di questo genere nei confronti di tutti, l'ha fatto nei miei confronti perché lo sono. E poi tutti conoscono il mio impegno appena sono uscito fuori dall'arma. Innanzitutto come presidente del Consiglio Carabinieri. Ho difeso carabinieri, poliziotti e militari che a tutt'oggi quando mi vedono mi abbracciano, alcuni si mettono pure a piangere perché sanno che io sono stato il loro difensore, mi sono messo contro i vertici, mi sono messo contro i politici per difendere il personale dell'arma. Se qualcuno non ci crede, vi fermate per strada una pattuglia di carabinieri e di poliziotti e di finanzieri e chiedete scusate chi è Pappalardo e vi sapranno rispondere. No, perché qualcuno dice che ha fatto in passato in Pappalardo, ma non solo, sono andato a Lampedusa a difendere i pescatori. Sono andato a Latina a difendere gli agricoltori, sono andato a Campobasso a difendere gli autotrasportatori, sono sempre difeso la povera gente. Pensate che una volta una signora in un bar mi vede arrivare, io siccome non ho mai rubato, vado dove va la povera gente, col vassoio e mi stavo servendo a prendere qualche cosa. Quando sono andato dalla signora per pagare... La signora mi ha detto: peccato, generale, non ho i soldi per pagarle il pranzo, ma almeno mi faccia pagare il caffè. Ho detto: signora, ma perché lei mi vuol pagare il caffè? Perché lei è una delle poche persone che difende la gente che non conta niente. Questa frase mi ha colpito e mi ha commosso. E non è la prima frase che mi dice il popolo, la gente che veramente sa se tu sei una persona onesta e che hai lavorato, il popolo te lo riconosce. Un'altra volta mi trovavo a Lampedusa, era una bella sera di autunno.